Nei prossimi tutorial svilupperemo due applicativi, uno in Node.js e uno in Golang, in cui appunto svilupperemo un semplice sistema di autorizzazioni basato sul JWT, il JSON Web Token. Che cos'è il JSON Web Token? Il JSON Web Token è uno standard aperto, appunto, che permette di mettere in comunicazione diversi servizi tramite appunto un oggetto JSON che contiene al suo interno appunto le nostre credenziali, quindi i nostri livelli di autorizzazione, eccetera. Una volta appunto che gli passiamo i nostri dati di autorizzazione, quindi il nostro username, password, il sistema appunto le verifica e ci ritorna una chiave, un token appunto criptato, e che poi noi possiamo storare localmente o nei nostri cookies, eccetera, e che poi passeremo di volta in volta i vari microservizi, eccetera, che andremo ad utilizzare. Questo ovviamente ci permette di non dover inserire username e password tutte le volte che dobbiamo fare una chiamata a qualche microservizio. E qua c'era uno schema che rendeva abbastanza bene l'idea. Come vedete, abbiamo appunto il client. La prima volta gli passiamo i nostri dati di autorizzazione, quindi l'esempio più semplice, abbiamo una pagina di login, mettiamo username e password, l'applicativo appunto che gestisce le autorizzazioni le verifica e ci genera un token e ci ritorna un token che appunto contiene le nostre credenziali, il nostro livello di autorizzazione, eccetera, se siamo amministratori, se siamo utenti, eccetera, eccetera, insomma tutto quello che vogliamo, che riteniamo utile al nostro sistema di autorizzazione, insomma. E ci ritorna anche volendo una data di termine di questo token, che possiamo dire ad esempio che il token sarà valido per un'ora. Ovviamente quando passerà l'ora questo token dovrà essere rigenerato, ricreato appunto tramite un nuovo login, eccetera. E poi con questo token appunto, una volta che lo possediamo, possiamo appunto utilizzarlo per accedere ai nostri applicativi, e che ovviamente al loro interno conterranno un sistema di verifica che appunto ci darà l'accesso o meno, che validerà o meno il nostro token, insomma, e dandoci appunto l'accesso o meno ai servizi ai quali stiamo tentando di accedere. E questo, insomma, è una brevissima introduzione. In realtà è molto più complesso, perché poi dietro il JSON Web Token ci sono appunto chiavi di criptatura, eccetera, ma sono paroloni che alla fine son più semplici di quanto sembrano in fase di sviluppo, insomma, anche perché sia Node.js che Golang hanno delle buone librerie che facilitano, insomma, lo sviluppo di questo tipo di sistema. E niente, ci vediamo nei prossimi tutorial. Appunto, cominceremo con Node.js e poi ne faremo anche uno in Golang appena possibile, insomma. E niente, se vi interessa appunto continuate a seguire questo canale, mettete un like se vi piace appunto, e ci vediamo nei prossimi tutorial.